Pensavi, che me ne fossi dimenticato? Pensavi che avessi saltato a pie pari? Sentivo di già infatti i primi mugugni, erano arrivati dei commenti, dei messaggi privati. Oh ma Wipedo, allora tu sei un bucaiolo. Oh ma allora Wipedo, tu sei un lazzerone. Oh allora ma tu sei un esoso, allora tu sei un grullo. Ma secondo te io potevo saltare le crete senesi? Questo paesaggio meraviglioso, cartolina della Toscana. Ma te piglia per esempio uno sceicco di Minnesota, si sveglia la mattina e dice: "Madonna ragazzi, quest'anno voglio passare un weekend in Toscana". Va su internet, scrive Toscana e che gli viene fuori? Gli viene fuori questo paesaggio meraviglioso, argilloso, testimonianza del mare che dominava l'intera zona. Qui prima era tutto mare, era tutta spiaggia, che poi ritirandosi ha lasciato questo paesaggio caratterizzato da Biancane e Calanchi. Come si diceva nei primi video, la Via Lauretana era una strada frequentata da commercianti, da mercanti, da pellegrini, ma anche da grandi artisti. È il caso di Pinturicchio e della sua scuola, che a inizio 500 affrescarono questa Madonna col bambino all'interno della pieve di Sant'Ippolito. Questa, pensa, è la chiesa più antica di Asciano e questo affresco meraviglioso, sensazionale, ha una storia molto particolare perché viene riscoperto quasi per caso durante gli anni 80 mentre stavano restaurando. Gli storici dell'arte hanno poi attribuito l'affresco a Pinturicchio e alla sua scuola e si crede, si pensa, si ha quasi la certezza matematica che Sant'Ippolito, quel santo, l'unico che ci guarda, sia in realtà l'autoritratto di un giovane Raffaello. Questo perché? Perché Pinturicchio e Raffaello in quel periodo erano a Siena ad affrescare la libreria Piccolomini dentro il Duomo. Sì, oddio! Asciano, etrusca, etrusca bestia, come la maggior parte dei borghi di questa zona, chiamato anche Paese del Garbo, per l'appoggio e il sostegno che gli ascianesi dettero ai senesi durante la famosissima e famigerata battaglia di Montaperti vinta contro Fiorentini. Madonna, questa battaglia di Montaperti, ce l'avete, guarda, avete vinto, sì, avete vinto, bravi, bravi. Ci colpiscono subito le mura della città, Palazzo del Podestà e Piazza del Grano, vecchio smistamento di farina e di grano. Qui ci venivano a prendere la farina e il grano anche i senesi, infatti Asciano era diciamo un po' il granaio di Siena. La fontana laggiù è quattrocentesca, è la roba di topperia, non è che si scherza, non è che Asciano stiamo a pettinare le bambole. E infatti una delle attrattive più belle del borgo è sicuramente il museo civico, archeologico e di arte sacra all'interno di Palazzo Corboli. C'è ovviamente la parte dedicata ai ritrovamenti etruschi e romani, ma soprattutto una collezione meravigliosa di dipinti di grandi artisti di scuola senese come Ambrogio Lorenzetti o Segna di Bonaventura. Oh, questa è la mia sala preferita in assoluto, la sala delle stagioni. Il soffitto è tutto affrescato di blu con questi riguardi rappresentanti appunto il susseguirsi delle stagioni dell'anno. No, ma bellissimo! No, ma una roba folle! Ora, al di là delle opere d'arte ci sono all'interno, tutti questi cunicoli, tutti questi spazi sembrano quasi segreti, tutto affrescati. Meraviglioso, ragazzi, il Daily Telegraph e ci sta stretto, bisogna puntare più in alto. Berin Sportivo, Gazzettino Icchianti, Stadio, bisogna riassumere su stadio noi, capito? Importantissima anche la sezione di ceramica, perché Asciano è diventata da poco città di riconosciuta tradizione ceramica, cioè mia cincerinella. Oh, devo dire che il finale lo sbaglio poco ultimamente, eh. Sono al sito transitorio, nel cuore delle reti senesi. Qua, come si diceva all'inizio di video, fino a 2 milioni di anni fa c'era in mare. Pazzesco pensare che qua era tutta acqua e ora c'è questo paesaggio meraviglioso, quasi lunare. Queste opere, queste sculture che vediamo oggi sono opere dell'artista Jean-Paul Philippe, sono qui dal 93 e dialogano perfettamente con l'ambiente, rendono il tutto un po' più speciale. C'è un giorno dell'anno, il solstizio d'estate, che il sole casca preciso all'interno di questa finestra. Sì, perché mi hanno spiegato che questa è una sorta di finestra sull'infinito, sul mondo, una cosa meravigliosa. Io devo dire grazie ad Asciano, grazie alla Toscana, grazie alle reti senesi, perché questo è un ambiente, è un paesaggio bellissimo. Tutti i giorni dell'anno, a tutte le ore e in tutte le stagioni. Io riparto perché mi è uscita anche la catena dalla bici e ovviamente non ho saputo rimetterla, vada in mani e ciò. A proposito, se tu sei un mezzo bicicletaio, tu lo fai per hobby, vieni qui ai sit François, in francese lo mastico bene, e aiutami a rimettere la catena, se no io rimango qui come un carciofo. Ti aspetto, dai.